Quale sarà l'andamento dell'economia delle imprese torinesi da aprile a giugno 2016? Cosa ci dicono i dati? Ma i dati, diciamo, sono in una certa misura sorprendenti in quanto dicono che c'è un consolidamento del clima di fiducia, tutti gli indicatori migliorano rispetto a quelli di dicembre che erano già abbastanza positivi. Quindi sono indicazioni incoraggianti sulla tenuta della ripresa. Sorprendenti perché, diciamo, il peggioramento in queste ultime settimane, mesi del contesto economico internazionale avrebbe lasciato supporre un deterioramento, magari non troppo marcato, ma un certo peggioramento del clima di fiducia che non si è verificato, al contrario, appunto, ripeto, c'è stato un consolidamento della fiducia. Quali settori sono i più favoriti e quali sono invece quelli ancora in difficoltà economica? Vabbè, sicuramente la metalmeccanica è un settore che ha espresso dei giudizi favorevoli. Le criticità sono, come già nei mesi scorsi, l'edilizia, tutto l'indotto, l'impiantistica, prodotti per l'edilizia varia, eccetera. Quello rimane una criticità, non ci sono da quel punto di vista dei segnali di miglioramento, mentre la metalmeccanica effettivamente sta andando bene e devo dire tutti i comparti della metalmeccanica, dell'automotive, la meccanica strumentale, la metallurgia, eccetera. In questo momento il problema del credit crunch direi che è superato nella misura in cui c'è una liquidità abbondante già da mesi, ecco. Quindi è un problema più di domanda di investimento, di credito, più che di offerta. E d'altra parte c'è un problema di polarizzazione che si è accentuata, di polarizzazione tra imprese virtuose, sane, che hanno dei conti in ordine, diciamo, imprese che invece hanno dei problemi, hanno un rating basso. Quindi ecco, questo si è sicuramente accentuato durante la crisi, si sta ancora accentuando, ma non è risolubile dando, come dire, l'helicopter money che va a tutti. Ecco, questo non è sicuramente. Perciò ben vengano, ma non come effetti diretti sulle imprese, ma quanto sul sistema bancario, che può essere incentivato, agevolato a dare poi più credito. Qual è la situazione dell'occupazione sul territorio regionale? Ma l'occupazione, abbiamo visto i dati consuntivi 2015, prime indicazioni, diciamo che c'è stato un lieve aumento dell'occupazione e una lieve diminu lievissima diminuzione del tasso di disoccupazione giovanile, quindi qualche piccolo segnale positivo c'è stato e in parte anche dovuto sicuramente agli effetti delle varie misure, soprattutto la decontribuzione. Non sono però degli effetti spettacolari e sufficienti a intaccare quello zoccolo duro di disoccupazione. Quello può avvenire soltanto se la ripresa prende veramente forza, ecco.